Allora, cosa abbiamo? Un incremento dall'anno scorso a quest'anno, 107.000 pizze l'anno scorso con 116.000 pizze quest'anno, 10.000 pizze in più scarse. Lui è Nunzio, il primissimo cliente del mio business da videomaker e content creator qui in Australia. Abbiamo iniziato a lavorare insieme 6 mesi fa, creando un sacco di video e ottenendo nel giro di pochissimo tempo dei risultati su social incredibili. Però la domanda che tutti si sono chiesti guardando quella che è diventata veramente una serie degna di Netflix, ok, followers, i numeri, le views, ma di soldi ne ha fatti di più grazie a questi video? Ciao, io mi chiamo Roberto Ricotta, sono un appassionato di storytelling, aiuto gli altri a raccontarsi online raccontando me stesso anche sui social ormai da anni, e circa un anno e mezzo fa mi sono trasferito in Australia per amore con Kamala, la mia ragazza australiana. Tra l'altro, se siete appassionati di storie strappalacrime, vi consiglio di guardare questo video, la storia di quando lei è diventata un'immigrata clandestina durante il Covid in Italia. Quando sono arrivato a Sydney per la prima volta in vita mia, mi sono innamorato di questa città e per la prima volta è scattato qualcosa dentro di me. Ho capito che questo per il momento è il mio posto nel mondo. Dunque, a giugno di quest'anno ho deciso di andare all in. 6 mesi fa inizio quello che è il percorso da zero a videomaker, nuovo format nel quale vi ho portato con me veramente dai momenti più bui a quelli più belli. E oggi, visto che questa è l'ultima puntata della prima stagione del format, Netflix, se ci vuoi sponsorizzare, vabbè, è il momento dei bilanci, non tanto dei miei ma quanto questa volta, visto che già di me ne abbiamo parlato tanto, di proprio Nunzio, perché nonostante già di clienti ne ho diversi, lui è quello che ovviamente seguo da più tempo e con il quale ho ottenuto dei risultati pazzeschi. Buongiorno! Tu non sai oggi che cosa ti aspetta. Allora, oggi gireremo l'ultimo video sul mio canale dell'anno. Dobbiamo fare due attività. Una dalla quale inizieremo adesso, ovvero fare un'analisi del business da quando abbiamo iniziato ad adesso. La sua faccia, e oddio, numeri, aiuto. Dopodiché faremo uno shooting per un calendario. Il calendario di Nunzio. Questa non la sapevo. Allora, iniziamo dai numeri. Sono le 10.45, abbiamo 45 minuti. Dobbiamo analizzare come sta andando il tuo business rispetto all'anno scorso. È difficile questa cosa. Da fare in 40 minuti è difficile. Ci proviamo. Due ore dopo, io come al solito do per scontato certe cose e semplifico, però in realtà Nunzio mi ha spiegato che non è così facile, l'ho proprio messo in difficoltà. Stiamo conteggiando il numero di pizze che sono state fatte da luglio a novembre del 2022 e da luglio a novembre, tutto novembre incluso, di quest'anno, che sono i mesi nei quali abbiamo iniziato. Però lo stiamo facendo solo da questo sistema che gli registra le pizze fatte qui dalla gente venuta a mangiare e a quelli che l'hanno chiamato per il takeaway. In realtà però c'è un 60% di takeaway, che è comunque una stragrande maggioranza, che viene da questi dispositivi qui, che sono uno, qualcosino arancione, mi spiegava essere il sito, e l'app di NutPizza, che comunque sono connesse sui social. Io sono convinto che la stragrande maggioranza della gente che l'ha trovato sui social ordina qui, perché invece qui abbiamo Uber Eats, altre delivery app, che in realtà non ci interessa tanto, cioè ci sta bene non conteggiarle, perché in realtà non abbiamo mai pubblicizzate. È su Uber, magari prenota uno che non lo conosce, capito, che gli spunta lì. È un'ottima, secondo me, leva di marketing anche pubblicizzarsi su Uber stesso, ma a noi non ci interessa, perché noi diventeremo più famosi di Uber stessa. Quindi quello che stiamo facendo è, non vi mostreremo i numeri perché sennò ci arrestano, la finanza ci viene a cercare. No, vabbè, non è giusto mantenere la privacy di Nunzio, però conteggeremo il numero di pizze mangiate solamente qui all'interno della pizzeria e magari di qualcuno che ha chiamato. Però lo ripetiamo, lo sottolineiamo, secondo me questo aggeggio qui contiene anche una bella percentuale di pizze che abbiamo fatto grazie ai social. Ci sono. Ci sei, quindi abbiamo... Abbiamo fatto un calcolo di tutte le pizze, pasta, drinks, entree, dolci che abbiamo servito all'interno del locale. Tra queste quattro mura. Tira fuori la calcolatrice. Qui vedo dei grafici.
Allora, sono un po' generici, Certo. Però facciamo solamente pizze, cosa facciamo? Ma direi tutto, perché alla fine sui social abbiamo sponsorizzato, sì, principalmente le pizze, ma abbiamo fatto anche dolci, gli alcolici, quindi... Mazza, quante pizze fai in un mese? Allora, cosa abbiamo? Un incremento tra l'anno scorso e quest'anno. 107.000 pizze l'anno scorso con 116.000 pizze quest'anno. 10.000 pizze in più scarse. Poi abbiamo fatto 23.000 drinks contro i 27.800 di quest'anno. Agli australiani piace bere. Ci piace la birra. Entrée, un 25.700 contro un 33.400. Questo è un bel incremento. Sì, i calamari vanno di meno. Ora che ci penso, uno dei video che ho fatto con i calamari è uno dei video che è andato meglio. Sì, può essere. Sì. Pasta, 23.200 contro i 26.300. E poi i dolci, 10.800 contro i 13.800. Quindi ci siamo addolciti un po' di più. Penso che gli scorsi, questi dati qua sono dati basati più sul dine-in, e se la gente viene a mangiare qui e la gente che ordina telefonicamente. Però la pizza, io faccio molto takeaway. Quindi secondo me i dati della pizza cambiano se analizziamo anche l'app. Ormai la maggior parte degli ordini arrivano tramite l'app e il website. Quindi secondo me se analizziamo l'app le pizze schizzano. Che però è troppo un casino analizzare. Un po' complicato. Ok, questo lo lasciamo fare alla commercialista. Va bene, comunque c'è stato un incremento. Dunque questa è un'ottima notizia. Beh sì, l'incremento ci deve essere anno per anno. Anno per anno. Io sono sicuro che siamo stati bravi a fare un lavoro sicuramente di personal branding, perché ormai sei praticamente diventato un influencer. Però secondo me anche di lancio di prodotto, perché c'è la gente magari si prende i calamari perché ha visto il video dei calamari, capito? Quindi secondo me è un po' quello l'obiettivo, no? Sì, ovvio, quello sempre. Piccola considerazione da Roberto del futuro, che sta montando questo video dopo una surfata in spiaggia, che ci sono 50 gradi qui, è estate in Australia. Allora, c'è stato un grosso incremento. C'è da dire però una cosa: a telecamere spente in questi mesi io ho ricevuto tantissimi feedback da parte di Nunzio per quanto riguarda il lavoro che abbiamo fatto assieme. Feedback di clienti che lui tutte le sere ha, che gli fanno dei commenti sui video che fa. Dunque abbiamo la conferma che la gente effettivamente che si presenta al locale guarda i suoi contenuti sui social. Ed è stato bello perché oltre a vedere delle nuove facce che magari non aveva visto prima, ha visto anche dei recurring customers, cioè della gente che è tornata un po' più spesso. Proprio perché quando si costruisce un personal brand, la cosa bella è che si crea anche del rapporto con la gente, non solo online, ma poi che si tramuta ovviamente avendo un business fisico nell'offline. Ovviamente, una piccola precisazione che voglio fare per una questione di correttezza: non possiamo dire con certezza estrema che tutto questo incremento è stato grazie ai miei video. Ovvero, i video sicuramente hanno fatto una parte molto importante, però comunque essendo appunto inorganico, cioè non essendo campagne di ads che tu puoi traccare con dei link, non abbiamo ovviamente la certezza estrema al 1000 per 1000. Sappiamo che una grande parte di questo incremento è sicuramente dato grazie ai social, perché comunque è un dato di fatto che Nunzio me l'ha detto diverse volte: questa sera è venuto Tizio, cioè ha ricevuto spesso tanti feedback, però non possiamo dire che tutto al 100% è stato merito dei video. Ora io sicuramente devo lavorare su sta roba, sul cercare di tracciare quanto più possibile, purtroppo non è facilissimo. Però la cosa bella è che stiamo parlando di soli 6 mesi. Perché dico soli 6 mesi? Perché quando si creano contenuti in organico e non si fanno ads, quindi tradotto in crei dei contenuti senza pagare la piattaforma per farli girare, la crescita è sempre una crescita molto più lenta, è un investimento più a lungo termine. Come un po' ho fatto io qui su YouTube, cioè io sono anni e anni e anni che pubblico ogni settimana, e quello che ho costruito, i numeri che ho costruito, non sono nati dall'oggi al domani, ma si sono creati e tuttora crescono piano piano. È un investimento a lungo termine che poi diventa una vera e propria miniera d'oro. E dunque in soli 6 mesi vedere che comunque lui, rispetto al solito incremento di business che ha, ne ha un po' di più. Io ovviamente do per scontato che la campagna che abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo fatto online, è stata un po' la scintilla che ha scatenato questa roba qui, e siamo solo all'inizio. Sono sicuro che nel futuro questa crescita diventerà sempre più esponenziale. Però oggi quello che faremo è testare un pochettino questo tuo personal brand e fare una cosa che non ho idea di come si faccia, perché non l'ho mai fatto. Dobbiamo fare un calendario da lanciare, visto la fine dell'anno lanciamo un calendario e lo vendiamo, poi capiamo come proprio logisticamente. Però insomma, secondo me intanto facciamo le foto oggi. Ma chi te l'ha fatto fare? Non stavo così bene io qua nelle mie
le mie quattro mura. Allora, l'idea del calendario è questa. Tu adesso, live, dovrai idearmi 12 pizze. Ognuna di queste pizze deve rappresentare il mese dell'anno. Ok. Per dire, un mese freddo mi fai una pizza che secondo te ci sta più sul freddo. E tu mi dirai, ma freddo o caldo rispetto a cosa? Italia, Australia? Io lo farei sull'Australia. Ti piace l'idea? No. No? L'idea è bella. No, perché se no l'alternativa è fare le foto di te nudo, tipo diversi met. Dici, così non devi fare le pizze, però... Sicuramente è più semplice. Non so quante ne vendo, però. Abbiamo le 12 pizze. Ovviamente dobbiamo raccontare tutto il backstage sul profilo di Nunzio. Procediamo. The pizza that I'm making now is something particular. I'm very attached to this pizza because I grew up with this pizza. It's called July because this one is gonna be on the new pizza calendar 2024. Le prime pizze sono uscite. Abbiamo stagioni randomiche, un po' dicembre, un po' luglio, un po' non stiamo seguendo un filo logico. Buono l'odore di questa. E adesso quello che facciamo è un primo shooting. Procediamo. Vai, mettiti in piedi al centro proprio. Avvicinati a me. Ok, pizza proprio sotto la faccia. Fai una faccia strana. Perfetto. Bellissima questa. Comunque qualcuna di queste foto le puoi poi postare. Stremato dalla giornata con Nunzio, mi sono dovuto prendere una pausa, perché in realtà il modo in cui sono arrivato a questi risultati mi è costato un po' caro, nel senso che faccio tutto da solo. Ho raggiunto risultati incredibili in così poco tempo, ma sacrificando davvero tanto, tanto, tanto tempo libero. Ho settato tutto per Nunzio su Shopify. Adesso siamo in videochiamata, che stiamo inserendo tutti i dati, perché qui bisogna fatturare, Nunzio. Cioè, i calendari qui se ne venderanno a bizzeffe. Il problema è che Nunzio e la tecnologia non sono proprio migliori amici. Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. E infatti è capitato proprio a Fagiolo un viaggio con Kamala, la mia ragazza, che mi ha portato in mezzo al nulla in Australia, regalandomi un'esperienza per il compleanno. È bellissimo. Ciao amici! Che svegliati! Scusate! Un'alpaca! Alpaca! Alpaca! Wow! Paradiso! Grazie amore! Mi piace? Sì! Grazie! Pausa pranzo. Una Carmela ci ha preparato un'insalatina e dietro ci sono i nostri amici. Ali. Come si chiamano? Gary e Sally. Poco fa ho rotto quella, mi ci sono seduto sopra e sono caduto. Vabbè. What does it mean? Quello è il paesaggio che stiamo cercando di disegnare. Questo è il risultato di Donna Carmela. E invece questo qua è il mio. Io sono sempre stato uno di quei bambini che disegnava le persone con un rettangolo e una palla sopra. E le case uguali, cioè non cambiava la forma, sempre un rettangolo e il triangolo sopra. Ciao! Tutti gli animali seguono te. Ormai loro sono i nostri followers. Forza ragazzi, torniamo a casa. Mi è servito davvero a rigenerare un po' le cose e a capire che ho bisogno di fermarmi un attimo. E per fortuna siamo a fine anno, dunque sono in un certo senso anche un po' più in maniera standard giustificato. Quindi se non vedrete video fino a metà, fine gennaio, non preoccupatevi. È solo perché ho bisogno di un attimo per respirare e soprattutto mettere un po' a posto questo studio. Con questa cosa di buttarmi e tornare a fare il videomaker dopo anni che non lo facevo da prima dei tempi delle Iene, per dirvi, quindi sono passati un po' di anni, ho riscoperto la mia passione per raccontare le storie per gli altri. Non solo raccontare storie di altri, ma farlo proprio per gli altri. E la cosa che ancora più mi riempie il cuore di gioia è che il business non è solo cresciuto in Australia, non sta solo crescendo in Australia, ma anche in Italia. Ho iniziato a lavorare sempre sempre più con molti di voi che mi hanno iniziato a scrivere dopo che hanno visto che faccio queste cose per gli altri, per delle consulenze strategiche di social media, come nel caso di Carlotta, una delle mie new entry student di consulenze private, con la quale solo con una call abbiamo fatto
un milione di views sul suo canale. No, vabbè, Roby, diventerò come te. Chi sei e cosa stiamo facendo? Sono Carlotta, una business coach, e Roby mi sta salvando la comunicazione su Instagram. Ma che è successo e questa settimana? Sono un'alunna molto brava, e Roby anche, perché al primo video è andato praticamente a 1 milione. Cioè, incredibile. Hai fatto un bel lavoro, mi hai saputo ascoltare. In quel caso il mio compito è stato quello di scavare nella sua storia, capire quali erano gli elementi interessanti da raccontare online. Abbiamo scritto a quattro mani il contenuto, lei l'ha realizzato, io le ho dato un feedback, e insomma, una volta postato è esploso, generando un sacco di commenti. Tra l'altro, se siete interessati a fare consulenze con me anche voi, trovate qui sotto in descrizione un form da compilare. Siccome le consulenze non sono per tutti e sono super customizzate e private, non vi posso assicurare che se compilate il form poi verrete ricontattati. Detto questo, io purtroppo devo scappare perché la camera sta andando in surriscaldamento, mi dà un segnale, ve lo faccio vedere. Qui quel termometrino lì significa che sta per esplodere, proprio perché in questi giorni veramente ha fatto caldissimo. Io non ho fatto altro che stare chiuso qui a montare, e ovviamente devo ancora strutturare bene le cose, devo mettere un'aria condizionata che si muore, però è bello. Lo spoiler per il nuovo anno è che voglio iniziare ad assumere qualcuno, voglio iniziare a creare un team, perché le cose stanno crescendo, io ovviamente sono uno rimango, però voglio continuare a farle bene. Quante più persone riesco ad aiutare, quante più persone che spaccano, che hanno delle storie incredibili da raccontare, quanto io sono più felice. Tra l'altro oggi sto facendo un po' di co-working con Milu. Milu! È lui. E ti presento all'audience prima che mi esploda la camera. È venuto l'altro giorno, mi aveva scritto su Instagram, in realtà gli avevo scritto io nel 2020 quando vivevo a Los Angeles e volevo andare qui in Australia. Mi era spuntato su Instagram e mi ho detto: ah, ma com'è l'Australia? Ad esempio oggi è venuto a fare co-working qui, che figata è, cioè, capito? Prima non lo potevo fare perché lo studio non c'era. Insomma, aspettatevi un 2024 pieno zeppo di esperienze folli, magari faremo qualcosa anche assieme un giorno. Surfate. Adesso andiamo a surfare, perché non solo la temperatura della camera sta esplodendo, anche la mia, sto grondando, non so se si vede. Ho un sacco di idee, sto esplodendo di energia dentro. Ho solo bisogno di un mese per sistemare lo studio, mangiarmi due panettoni, per fortuna qui ci sono, e dopodiché si riparte più forti di prima e ci si mangia l'Australia. Assolutamente, questo è un piano. E questo è il piano. Da Roberto Ricotta è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!